Più che una conferenza stampa, quella del deputato Giuseppe Mangialavori al 501 Hotel è sembrata una prova di forza che senza ombra di dubbio ha vinto. Primo, perché è riuscito a riempire il salone principale, che normalmente ospita almeno 300 persone sedute, con altrettanti in piedi, sia nella galleria che dietro le colonne. E secondo, perché ha spiegato come il suo emendamento alla manovra di bilancio avrebbe portato ben 36 milioni di euro da suddividere tra tutti i 50 comuni della provincia di Vibo Valentia, senza distinzione di appartenenza politica. Naturalmente la parte del leone l'hanno fatta i comuni della città capoluogo con un'attribuzione di quasi 5 milioni e mezzo suddivisi tra diversi progetti e poi Tropea alla quale spettano quasi 3 milioni e mezzo. Si tratta di fondi statali destinati alla realizzazione di opere pubbliche fondamentali per il territorio e in alcuni casi rimandate da tempo per mancanza di fondi. È un primo momento, un importante momento per la provincia, in effetti essere riusciti in una fase come questa, delicata, dove i fondi sono assolutamente ridotti, ad ottenere questa cifra per il nostro territorio è una gran bella cosa. Sono orgoglioso, naturalmente non lo considero un traguardo, ma è l'inizio, ci sono tantissimi altri progetti in cantiere, speriamo di riuscire a portare altro, non solo per la nostra provincia, ma per l'intera regione. Ora la palla passa ai comuni, dove sappiamo bene esistono serie difficoltà nel portare avanti i progetti e i bandi, anche a causa della mancanza di personale. Sì, assolutamente sì, adesso la palla passa ai comuni che avranno l'obbligo di spendere questi soldi, sarebbe un peccato se non riuscissero a farlo, ma sono sicuro che tutti quanti lavoreranno al meglio per far sì che queste opere vengano realizzate. Vibo Valentia è il comune che ha ottenuto più fondi e tra i tanti progetti finanziati c'è anche la piscina che porta il nome di suo padre. Sì, la piscina era una priorità per me, ma non solo per me, per la cittadinanza. La cifra che era necessaria per poterla rimettere in funzione era alta, siamo riusciti a trovare questo finanziamento, per cui sono felicissimo, sono veramente felice. Gli altri comuni che hanno avuto maggiori finanziamenti sono soprattutto quelli della costa. Sì, Pizzo, Tropea, Ricadi, Zambrone, tutta la costa, Briatico, tutta la costa è stata beneficiata da finanziamenti, è il fiore all'occhiello della nostra provincia, quindi va assolutamente valorizzato, ma ci sono tanti fondi anche per realtà dell'entroterra, vedi Serra San Bruno, vedi Arena, quindi insomma dobbiamo cercare di ottimizzare, di realizzare e fare in modo che tutte le bellezze che ci sono nella nostra provincia vengano fuori.